Ariatta, ingegnere dei sistemi, si è occupato del progetto impiantistico di tutto il Porta Nuova Garibaldi già dal lontano 2005. Fin dall'inizio era un progetto molto ambizioso di riqualificazione di un intero quartiere della città di Milano, costituito da tre grattacieli, un nuovo edificio ad uso uffici e il nuovo pavilion di UniCredit. Il progetto è stato condotto con un team internazionale di professionisti, un coordinatore canadese, un architetto americano, dei progettisti inglesi. La nostra proposta impiantistica è stata una proposta molto semplice di climatizzazione con acqua di falda. L'acqua di falda è molto presente e anche un livello piuttosto alto proprio in questa zona. In più avevamo qua sotto il Melchiorre Gioia la possibilità di scaricare l'acqua nel canale della Martesana. Quindi abbiamo realizzato 12 pozzi di emungimento dell'acqua di falda all'interrato del complesso. Da questa tubazione ciascun edificio spilla dell'acqua di falda in una propria centrale termofrigorifera, in modo da avere la produzione propria di acqua calda e refrigerata. Con l'acqua di falda è possibile produrre energia termica e frigorifera sfruttando la massima efficienza energetica con emissioni di CO2 in loco pari a zero e con praticamente emissioni rumorose pari a zero, in quanto le centrali sono tutte in locali chiusi all'interrato o comunque in locali tecnici all'interno degli edifici. L'ultimo arrivato come allacciamento all'anello di acqua di falda è proprio il nuovo pavilion di UniCredit. Questo edificio dal punto di vista impiantistico è stato una vera e propria sfida, perché a detta anche dei miei colleghi è stato il più difficile progetto che abbiamo mai dovuto realizzare. La forma è assolutamente non convenzionale, ci sono volumi non costanti, una struttura in legno e calcestruzzo e un involucro completamente trasparente in vetro. L'architetto Michele De Lucchi non voleva che si vedessero gli impianti e in questa forma a maggior ragione. E quindi abbiamo dovuto procedere a una progettazione completamente diversa. Abbiamo deciso di tentare la strada di un software BIM di progettazione integrata con architettura e struttura. Al nostro interno noi avevamo già dei professionisti del BIM, ma non eravamo mai riusciti a fare una progettazione completa fin dalle prime fasi della progettazione. In questo caso, sia con gli architetti sia con gli strutturisti siamo riusciti a fare un team di progettazione BIM integrata e quindi a lavorare su un unico modello tridimensionale in cui si creava il modello architettonico, il modello strutturale e noi impiantisti aggiungevamo gli impianti, ma in una maniera coordinata simultaneamente, perché appunto lavoravamo tutti sullo stesso modello. Viste le necessità del multifunzione di questo edificio, abbiamo deciso di realizzare diverse tipologie di impianto. Al piano terra abbiamo un auditorium che in configurazione massima può ospitare 700 persone, oppure può anche ospitare piccoli eventi. Quindi abbiamo deciso di realizzare un impianto a tutt'aria completamente modulabile, in quanto da una unità di trattamento aria posta anch'essa al secondo piano nel piano tecnico meccanico abbiamo una discesa di canali a soffitto del piano interrato e da soffitto del piano interrato si sviluppa tutta una rete di canali che va a servire vari plenum di alimentazione di aria sotto pavimento. Quindi noi all'interno dell'edificio non vediamo alcun canale, ma vediamo solo delle bocchette a pavimento. All'interno del pavimento abbiamo dei set di separazione che suddividono l'aria nelle possibili varie configurazioni dello spazio. In questo modo abbiamo la possibilità di avere condizioni termo-igrometriche differenti da un locale all'altro e possiamo anche massimizzare l'efficienza energetica dell'impianto, in quanto l'impianto è perfettamente modulabile sulla reale presenza delle persone mediante sonde di presenza persone, sonde di CO2 poste direttamente in ambiente. Al piano primo abbiamo un asilo, abbiamo pensato che per il massimo comfort dei bambini l'impianto migliore da realizzare era un impianto a pannelli radianti a pavimento e aria primaria, sempre tutto integrato nell'architettura dell'edificio. Al terzo piano
in questo spazio definito lounge, il nostro cliente aveva la necessità di avere gli spazi più possibile senza ingombri di impianti, e quindi anche in questo caso abbiamo un impianto di climatizzazione da pavimento con dei fan coil sotto pavimento e dei canali di aria primaria invece a soffitto, ma perfettamente integrati nelle centine di legno. Ed ora scusate, devo scappare perché il collaudo mi aspetta.